L'Assemblea Generale della CGIL di Grosseto ha eletto a scrutinio segreto il nuovo segretario della Camera del Lavoro. Si tratta di Andrea Ferretti, 49 anni, nato a Grosseto. Ferretti ha ottenuto il 97% dei voti dei 73 partecipanti al voto. Il 2020 è stato sicuramente un anno che segnerà per sempre la nostra storia, ma anche le nostre emozioni e il nostro agire. È stato un anno terribile, soprattutto per il mondo del lavoro, che ha di nuovo messo al centro la collettività, l'importanza della collettività contro l'individualismo, e ha visto aumentata la sensibilità sul fronte della sostenibilità sociale e ambientale. Adesso però c'è bisogno di ripartire e c'è bisogno di farlo con un progetto di paese condiviso. Per farlo servirà sicuramente più Stato e più Europa, soprattutto un maggior controllo sulla spinta propulsiva e sugli investimenti nelle infrastrutture tecnologiche. Ci sarà bisogno di mettere il lavoro e i lavoratori al centro, in una progettazione condivisa. Ci sarà bisogno di una sanità che sia un servizio più nazionale e che sia un servizio sociosanitario, che sia equa e diffusa, creando pari opportunità e dignità a chiunque, al di là del reddito e delle distanze geografiche. Ci sarà bisogno anche di ricerca, di cultura, memoria e di un'equità tra i generi e le generazioni. Per la nostra provincia tutto ciò sarà importantissimo, ma sarà ancora più importante lavorare sulle infrastrutture, sia quelle fisiche che tecnologiche, e sul manifatturiero. Un'economia degna di questo nome ne ha bisogno come il pane. Naturalmente un manifatturiero che rispetti la nostra vocazione, che sia rispettoso dell'ambiente e del territorio, tecnologicamente avanzato e anche socialmente sostenibile. La Camera del Lavoro è pronta a tutte queste sfide, lo sarà con responsabilità ma anche con coraggio. In questo periodo abbiamo tenuto le Camere del Lavoro sempre aperte. Cercheremo di farlo ancora di più appena possibile, rendendole anche un luogo di confronto per tutti quelli che si riconoscono nei nostri valori. Ferretti succede a Claudio Renzetti, che ha retto la Camera del Lavoro per due mandati.